io lascio l'altro intatto nella sua integrità, usciti dalla mano di Dio. E questo Rodin esprime attraverso questo nodo fondamentale, dove lui e lei si riconoscono in una unità che viene espressa attraverso il mistero di passione e di verginità, quale è il bacio. Facciamo un salto indietro. Torniamo indietro di parecchio, non un secolo, undicesimo secolo, scusate, Modena. Non siamo neanche tanto lontani. Un artista straordinario, Viligelmo, simpaticissimo. Se dovessimo fare arte terapia e indagare psicologicamente un personaggio come Viligelmo a partire dalle sue sculture, verrebbe fuori qualcosa di estremamente simpatico. Personaggio che riesce a, in un fregio come è quello del Duomo di Modena, a coinvolgerti, a farti entrare, a rendere passionale anche un modulo ripetitivo a cui era obbligato, non si lascia stringere in un modulo, riesce a dire delle cose straordinarie. Anche lui ci porta a questo principio, a questa Bereshit, a questa casa. Voi sapete che la prima lettera che un ebreo legge quando apre la Bibbia è la lettera Bet, Bereshit Bara, che vuol dire, la lettera Bet vuol dire casa. È come una scatola aperta, è come un quadrato aperto da un lato, quasi a dire che l'indagine della vita non si può fare troppo sopra, perché tanto è affar di Dio. Non si può fare troppo sotto, perché l'occulto non fa bene a nessuno. Non si può guardare indietro, perché il passato non è nelle nostre mani. Bisogna solo andare avanti, perché ogni passo è un presente che diventa futuro. E ogni ebreo che apre la Bibbia capisce di essere arrivato a casa, che lì c'è tutto quello che rende certo il suo presente e affascinante il suo futuro. E allora Viligelmo ci fa entrare in questa casa attraverso una mandorla di luce straordinaria. Guardate che mandorla di luce incredibile realizzata con il marmo. La mandorla, perché regaliamo i confetti quando ci sposiamo? Qual è l'origine del confetto? La mandorla. Che cos'è la mandorla? La mandorla è il segno dell'organo femminile, è la matrice, il luogo dove il bambino si incunea. La mandorla è il segno della fecondità, della fertilità, è l'atto generativo, è dove tutto viene, per questo che si regalano i confetti. Tutti voi vi siete sposati, avete regalato confetti senza sapere questa cosa, immagino. Eppure l'arte dall'undicesimo secolo, anzi anche prima, già lo raccontava. Capite che questo è un atto generativo dell'altro mondo, perché Dio crea il mondo, crea tutto ciò e crea con la sua parola, la Dabar Adonai, con la parola che ha una positività unica. Come siamo frazionati noi tra pensiero e parola? Pensiamo alla Babele dei mediatica attorno al sinodo. Non si riusciva più a capire veramente che cosa pensassero gli uni, gli altri, il Papa, i Vescovi, i laici, i cardinali. Non si capiva più nulla. La frattura tra pensiero e parola. Nei nostri proverbi diciamo spesso: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Invece Dio fa quello che dice. Vayomer Elohim, Yehichor, Vayehichor. Non c'è uno scarto. Le parole sono uguali, capito? Non è come l'italiano, dobbiamo dire sia fatta la luce e la luce fu. È già uno scarto. Dovremmo dire è la luce, luce è. Ecco, così. Dio disse è la luce, luce è. Non c'è scarto, capite? Quello che dice è quello che avviene.
una positività che noi non conosciamo, un atto generativo che coinvolge tutto l'essere, perché non c'è disunità in Dio. Dio è l'uno, l'Aleph. Sapete perché siamo così tanto in crisi noi? A proposito di uno. Noi siamo andati molto in crisi nella Seconda Guerra Mondiale. Un processo che parte dalla Rinascenza, ma che la Seconda Guerra Mondiale ha fatto come crollare totalmente. Perché quello che noi giudicavamo indivisibile, l'atomo, inscindibile, l'abbiamo diviso. Ciò che non è scindibile è eterno, ciò che uno è eterno, ciò che non è corrompibile non si corromperà. Ma quello che mi genera, l'atomo, è scindibile e la sua scissione è un'apocalissi. Allora io sarò eterno? Questa è la grande domanda dell'uomo moderno, e non crediate che la famiglia sia estranea a questa domanda, anche se magari filosoficamente non se la fa. Ma ognuno se la fa, ognuno la porta scritta dentro. Questo dramma lo portiamo scritto dentro. Perché se non siamo eterni, potrà essere eterno l'amore. E tutto questo Guglielmo lo dice con le sue parole di uomo del XI secolo, che certamente non conosceva il grave disagio in cui noi versiamo. E lo dice con una freschezza straordinaria, in questa mandorla di luce, in questo atto generativo si affaccia a Dio che ha il volto di Cristo, perché chi vede me vede il Padre. E il volto di Cristo, che è il Padre, regge il libro con due mani. Una mano fa segno così, è la mano delle due nature. Una mano è Cristo e l'altra mano regge invece il libro, regge la parola, regge il Logos ed è lo Spirito Santo. Cita Sant'Ireneo di Ligelmo, che diceva che il Padre genera con due mani, la mano del Verbo e la mano dello Spirito. E noi diremmo che è Gesù, perché non sapendo che si tratta della Genesi, potremmo scambiarlo facilmente con il Pantocratore, il Signore di tutte le cose, ingannati anche dal fatto che su questo testo c'è scritto «Io sono la luce del mondo». E il riferimento è proprio a quell'atto generativo iniziale. Invece è Dio Padre che genera tutto nella luce, cioè in quella unità ancora inesplorabile per l'uomo. Milioni di anni luce. Andiamo sulla Luna grazie alla velocità della luce. Non la conosciamo, questa misteriosa creatura di Dio che sostiene l'universo. Eppure più grande della luce, ecco qui il secondo atto creativo, che è anche l'ultimo. Dio crea Adamo. Andate a fare un giro in Google e scrivete creazione di Adamo, scultura o pittura, poca importanza ha, e andate a vedere quante volte Adamo è stato creato in piedi, come qui. Guglielmo è straordinario, crea Adamo in piedi. E non perché il modulo severo del Duomo impediva di fare altre scelte. Vedremo che la creazione di Eva senza imbarazzo la affronta con Adamo sdraiato, Guglielmo. No, Guglielmo fa Adamo in piedi davanti a Dio perché l'uomo è capace di Dio. Perché l'uomo può guardare Dio in faccia, perché l'uomo è figlio. L'uomo è l'ultimo anello della catena, creatrice di Dio. E però avviene un fatto straordinario. Questo Adamo che può guardare in faccia Dio e passeggiare con lui nel giardino, si sente solo. Si sente mancante.